Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dei preferiti del mese di ottobre e con la fine di questo mese annuncio ufficialmente l'inizio del Natale. Via, possiamo partire. Non vedo l'ora ragazzi che arrivi il Natale, è la mia stagione preferita di tutto l'anno, io impazzisco, già sono stata a tipo una specie, Dio, come si chiama? Vabbè, non mi viene adesso uno di quei negozi che vendono tutte cose di giardinaggio che poi d'inverno, nel periodo natalizio, fanno tutto un allestimento di Natale e sono già stata in uno di quelli e sicuramente andrò anche in altri adesso che si avvicina Natale e sono entrata lì dentro tipo ero una bambina di 5 anni che vedeva, non lo so, Babbo Natale. Con Andrea che mi faceva sì, bello a tutto quello che io dicevo, ah, guarda questo che bello! E lui faceva sì, bellissimo, ah, guarda questo che bello! Sì, Giulia, bellissimo! Sono tipo così felice che arriva il Natale. Parliamo dei preferiti del mese di ottobre senza dilungarci troppo in chiacchiere come faccio sempre. I preferiti di questo mese sono pochi, sono davvero pochi, però credo di aver trovato delle cosine molto carine. Primo preferito di questo mese ce l'ho in realtà da un giorno e mezzo. Il telefono nuovo lo vedrete anche in un video che uscirà nei prossimi giorni. Comunque sono troppo contenta di aver comprato il telefono nuovo che fa delle foto fantastiche. E niente, adesso vi riempirò di foto, di stories, di dirette su Instagram, quindi se vi fa piacere, insomma, seguitemi anche lì così ci terremo più in contatto ancora di come facciamo adesso già qui su YouTube. Secondo preferito che non riguarda il trucco sono questi bellissimi orecchini, ve li faccio vedere da vicino. Sono veramente veramente bellissimi. Li ho presi su Amazon e sono quel genere di orecchini, cioè di gioielli, di cose, insomma, che compro e dico non so però se mi piaceranno. Poi invece li metto e mi fanno impazzire. Mi piacciono davvero tantissimo e insomma, se vi piacciono le cose che sbrilluccicano, vi consiglio di dargli un'occhiata anche perché il prezzo non è per niente alto. Iniziamo adesso con le cose che ci interessano di più, che sono le cose di make-up. Inizio con una combinazione di prodotti che in realtà avete già visto. Siccome questo mese sono stata male, o comunque ho avuto delle occasioni in cui mi sono dovuta truccare molto velocemente in modo per nulla pesante, perché magari mi dovevo truccare ma per fare nulla di impegnativo, ho utilizzato parecchio questa combinazione per realizzare la mia base, cioè l'Healthy Mix Serum Foundation di Bourjois e il correttore Soft Matte Complete Concealer di NARS nel colore Vanilla. Questo è nel colore 52 e questo è nel colore Vanilla. Come li ho utilizzati? Praticamente il correttore non l'ho utilizzato per correggere l'occhiaia come faccio sempre in ogni video e in ogni giorno della mia vita. Ho utilizzato prima il fondotinta, questo qui è veramente leggero, super idratante per le occasioni in cui dovete truccarvi così in 2 secondi va benissimo, e poi ci ho messo sopra il correttore solo sulla parte scura dell'occhiaia, senza andare a fare tutti i vari punti luce che faccio sul resto del viso. E mi è piaciuto davvero tantissimo, sono super veloci da applicare, però fanno il loro lavoro. Voglio poi menzionarvi due palette di Make Up Revolution, una l'avete vista pochissimo tempo fa in azione, ed è la Soft X nel colore Extra Spice, che è praticamente la seconda collaborazione di questa ragazza con Make Up Revolution, è questa qui. Gli opachi mi sono piaciuti un sacco, gli shimmer non tanti. Vi ho chiesto, ragazzi, mi scrivete se magari nelle vostre palette gli shimmer risultano più scriventi di come hanno fatto con me. In tanti mi avete scritto che è proprio così, quindi credo sia una di quelle palette che dipende un po' se vi capita la versione fortunata o quella sfigata. Probabilmente a me è capitata quella un po' sfigatella. Se siete più fortunati vi capiterà quella con gli shimmer anche scriventi e belli quanto sono gli opachi. Il prezzo è bassissimo, quindi in ogni caso per me è una palette promossa. Parlando di prezzo bassissimo, non posso che menzionarvi, non posso non menzionarvi la palette Velvet Rose di Make Up Revolution. Sempre devo fare lo starnuto. Stessa cosa anche dell'altra palette, credo che gli opachi siano migliori degli shimmer. Però gli shimmer di questa sono molto meglio rispetto a quell'altra. Questa palette costa 4,99 euro. Vi consiglio di dargli un'occhiata perché secondo me per il prezzo che ha è molto carina. Vogliamo rimanere in tema ombretti? Sì, rimaniamo in tema ombretti, finiamo con questi e poi passiamo alle altre cosine che ho qui dentro.
Gli ombretti che mi sono piaciuti tantissimo in questo mese sono quelli di Make Up Geek, i Foiled Eyeshadow che vi ho fatto vedere nel video haul del make up un paio di settimane fa. Sono praticamente questi tre, 1, 2 e 3. Vi scrivo i colori qui sotto. Quello che indosso in questo momento è questo bellissimo violetto. L'ho messo su tutta la palpebra mobile, prima asciutto e poi l'ho leggermente bagnato. I Foiled Eyeshadow di Make Up Geek sono pazzeschi, mi piacciono tantissimo. Vi consiglio di dargli un'occhiata se vi piacciono gli ombretti super scriventi, quasi cremosi al tatto, luminosi, quasi ad effetto metallizzato. Se vi piacciono gli opachi, non sono per voi, altrimenti appunto sono davvero bellissimi e bagnati vengono esaltati ancora di più. Ok, ho finito con gli ombretti, me ne faccio vedere sempre tantissimi. Passiamo alle labbra, solo un prodotto da farvi vedere. Mi è piaciuto tantissimo il rossetto liquido di Ofra Cosmetics. Questo qui si chiama Long Lasting Liquid Lipstick nel colore Harlem. Per l'autunno, per questo periodo, è un colore che mi piace tantissimo. Diciamo, è uno di quei colori che mi piace indossare quando esce la parte un po' vampiresca di me, un po' gotica. Mi piace tantissimo avere la pelle chiara con le labbra super scure. In tantissimi mi avete scritto sotto al video: no Giulia, non mi piace. Invece a me piace tantissimo, quindi continuerò a metterlo. Ragazzi, se vi piace qualcosa, non sentite quello che vi dicono gli altri, vi dovete sentire bene voi. E questo è uno di quei casi in cui in tantissimi sotto al video mi hanno detto: no, a me non piacciono i rossetti scuri, invece a me fanno impazzire. E ho trovato un bellissimo rossetto scuro super scrivente, anzi vi faccio vedere anche lo swatch. Questo è il rossetto in questione, è praticamente una specie di rosso scurissimo, quasi un nero viola, non saprei neanche come descriverlo, è veramente bellissimo. Vi voglio far vedere anche gli swatches degli ombretti di Make Up Geek, visto che ci siamo, perché meritano davvero. Guardate che cosa sono. 1, 2 e 3. Wow, sono pazzeschi, mi piacciono tantissimo, piano piano li prenderò tutti. Passiamo ai prodotti per il viso, ne ho 4 da farvi vedere e poi ho finito, vi ho detto, ho veramente pochissime cose di cui parlare in questo video dei preferiti del mese. Utilizzavo questa terra di rimmel tantissimo tempo fa, poi non lo so, ho smesso di usarla perché ho provato altre cose e me l'ero dimenticata. L'ho acquistata perché era super scontata sul sito di Feel Unique quando ho fatto l'ordine. E me ne sono nuovamente, follemente innamorata. Questa terra mi piace tantissimo, rimmel è venduto tipo in tutto il mondo, quindi è facilissimamente reperibile. Questa qui, mi si incastrano i capelli con le ciglia finte. Questa qui è la Waterproof Bronzing Powder, la mia nel colore 021 Sunlight. Questa qui è a base arancione, la indosso anche oggi. Se ci fate caso, anche su una pelle chiara come la mia, non dà un effetto super arancione. Secondo me, come tonalità è molto ben bilanciata per evitare di creare c'è abbastanza grigio e abbastanza arancione all'interno in modo da non farvi le strisce arancioni sul viso anche se avete una pelle chiara. Questo qui l'ho prelevato con il dito, vedete? Si sfuma benissimo, non fa per niente macchia. È modulabile al punto giusto, nel senso che non è super pigmentata, quindi riuscite comunque a stratificarla, non è che la prendete, è talmente pigmentata che la mettete, dovete stare attenti a sfumarla. Se ne prendete poca con il pennello riuscite davvero a sfumarla bene e a modularla fino ad arrivare all'effetto che volete. Mi piace davvero tantissimo, le terre di rimmel secondo me sono tra le più belle che ci sono e che ho provato fino a questo momento. Ho da farvi vedere altri 3 prodotti di Make Up Revolution, sì lo so, sono tantissimi prodotti di Make Up Revolution in questo video dei preferiti, ma ho fatto un mega ordine come avete visto qualche settimana fa, quindi ho testato tanti prodotti di questo brand. Questo mi è piaciuto tantissimo, sapete che lo volevo provare da davvero tantissimo tempo, poi non lo so perché non l'ho mai preso, non me ne dimenticavo quando facevo l'ordine, poi dicevo la prossima volta devo comprarlo e poi sono riuscita finalmente a comprarlo. Questo qui è il Gradient Highlighter, in realtà è tipo un blush, e si chiama Sunlight Mood Lights. Praticamente
È questa sorta di blush sfumato verso l'illuminante. Lo indosso oggi come blush. Che cosa c'è di particolare in questo blush? A parte il fatto che mi piace tantissimo il colore, mi piace tantissimo che ancora una volta non è super pigmentato, quindi riesco a non farmi le guance da Heidi e a metterlo come voglio. Si sfuma benissimo, mi dura tutto il giorno. Una cosa che ho riscontrato spesso con dei prodotti super economici come questi è che magari si applicano bene, però non durano poi nell'arco della giornata. Questo invece non è per niente così, neanche i prossimi due prodotti che vi faccio vedere sono così. È un blush che non è totalmente opaco come pensavo quando l'ho visto la prima volta. Quando lo applicate è leggermente satinato, in modo che non si vedono i glitter all'interno, non si vede che è un illuminante luminoso, però ha quel velo di luminosità che secondo me in un blush può starci bene. Poi la cosa carina è che potete decidere che intensità di blush volete, cioè se volete giusto proprio un tocco di pesca sulle guance andate in questa zona, se volete un effetto più strong lo prelevate qui. Io con il pennello solitamente faccio così, lo poggio sulla parte scura e lo striscio verso la parte più chiara. L'altro prodottino di Make Up Revolution è questo qui, che si chiama, questo è della linea I Heart Revolution ed è praticamente Rose Gold Glow. Sì, c'è scritto contiene due illuminanti in polvere, ok. Comunque, questo dovrebbe essere l'imitazione dell'illuminante di Kylie Cosmetics, se non sbaglio, credo di sì, e contiene due illuminanti, uno a base giallina dorata, l'altro invece è a base rosata. Questi illuminanti sono super luminosi, è quello che indosso oggi qui sullo zigomo, anche se sono luminosi quasi effetto specchio, non si vedono tanto i glitter all'interno, cioè anzi non si vedono quasi per niente, sono proprio tanto luminosi senza glitter. Se ne prendete poco riuscite comunque a modularlo, non è uno di quegli illuminanti che fa subito l'effetto boom, talmente tanto forte che magari vi trovate in una situazione che dite oddio ne ho messo troppo adesso come faccio. Se poggiate appena il pennello sull'illuminante e lo applicate vi dà comunque un effetto leggero tra virgolette, nel senso che è comunque un illuminante strong, però riuscite ad applicarlo a step. Attenzione perché questo illuminante è uno di quelli che fa vedere tutte le imperfezioni che ci sono sotto, quindi se avete tanti brufoletti o sfoghi in questa zona, magari non è il tipo di illuminante che può piacervi. La cosa super carina è che ce ne sono due a base oro e a base rosata e un'altra cosa che voglio dirvi è che questo illuminante è molto molto chiaro, quindi se avete la pelle media, secondo me già è troppo chiaro per voi, potrebbe essere più indicato ad una pelle molto chiara come la mia. Comunque credo che ci sono anche altre colorazioni sul sito. Ultimo prodotto di cui voglio parlarvi oggi è questo qui, della linea sempre di Revolution, che si chiama Highlight Compact nel colore Opulence. Di questo qui ci sono diversi colori. E è praticamente questo prodotto qui. Questo io l'ho preso non tanto da utilizzare come illuminante, già ve l'avevo detto anche nel video in cui spacchettavo questi prodotti. Secondo me questo qui è uno di quegli illuminanti che se avete la pelle media, media scura, bellissimo. Se avete la pelle come me, non potete utilizzarlo perché ovviamente vi fa la strisciata arancione pescata. Come lo utilizzo e perché mi piace tanto questo prodotto, vi starete chiedendo, visto che non è del colore giusto per me, lo utilizzo sopra al blush. Che cosa faccio? Lo prendo con un pennello, credo di averlo fatto nel video anti-influenza, cioè del trucco appunto di quando si sta male. Lo prendo con un pennello ampio, tipo un pennello da cipria, e lo metto sopra al blush, ne metto giusto una spolverata. Che cosa succede? Che non mi fa l'effetto illuminante concentrato solo in una zona, come ad esempio in questo caso, ma va a dare un bellissimo effetto luminoso a tutto lo zigomo. Lo concentro solo in questa zona e faccio una spolverata leggerissima perché questo prodotto è super scrivente, quindi se andate con il pennello così, occhio perché potreste esagerare un pochino, giusto per farvi rendere conto, guardate qua, cioè sembra un ombretto, non sembra un illuminante. Eccolo qui, ci vado veramente leggerissima con il pennello,
lo tocco così appena e poi lo passo sullo zigomo, mi dà un effetto che mi piace tantissimo, soprattutto quando non realizzo dei make-up con ciglia finta, eyeliner, quando voglio qualcosa di più leggero, però voglio che la mia pelle risulta quasi luminosa da dentro, faccio questa cosa che mi sta piacendo tantissimo. Quindi ragazzi, questi erano tutti i prodotti preferiti per il mese di ottobre. Come al solito, fatemi sapere con un commentino qui sotto se vi sono piaciuti i prodotti che vi ho fatto vedere in questo video, se qualcuno di voi ha provato uno o più di questi prodotti e soprattutto quali sono stati i vostri preferiti del mese di ottobre e che cosa mi consigliate di provare. Come al solito, spero tanto che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, ricordatevi di spolliciare all'insù o di iscrivervi al canale. Se non l'avete ancora fatto, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!